Responsabilità amministrativa degli enti è una normativa introdotta ormai 15 anni fa nel 2001 che prevede sostanzialmente la responsabilità dell'impresa o della società che gestisce l'impresa per i reati che siano stati commessi dai vertici apicali dell'impresa stessa oppure dalle persone che siano sottoposte alla vigilanza e direzione dei vertici dell'impresa. E quindi è una responsabilità aggiuntiva rispetto a quella personale del singolo amministratore o funzionario dell'impresa che commette un illecito tra quelli che sono inseriti in un catalogo previsto dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 231-2001. Nonostante la novità normativa sia ormai risalente al 2001, le applicazioni sono arrivate di questa normativa, si sono avute con largo ritardo perché c'è stato un periodo di rodaggio anche da parte della magistratura. Oggi come oggi invece il meccanismo in qualche modo si è diffuso, la normativa è cominciata a diventare patrimonio comune della magistratura e quindi in moltissimi casi assistiamo a incriminazioni non soltanto del vertice dell'impresa che per esempio si rende responsabile di un omicidio colposo, ma anche della società stessa nel cui vantaggio o per il cui interesse è stato realizzato il delitto presupposto. Quindi è chiaro che per ogni imprenditore è importante conoscere e confrontarsi con questo tipo di normativa che appunto individua la responsabilità non del singolo, ma della società che gestisce un'impresa in forma, come dire, collettiva. La ragione di questa incriminazione è semplice. Il legislatore ha voluto evitare sostanzialmente che un'impresa potesse essere piegata nella sua struttura organizzativa complessiva a fini criminali. Cioè il legislatore si è posto questo quesito: è accettabile che all'interno di una organizzazione societaria che gestisce un'attività d'impresa, vi sia qualche melamarcia, qualche soggetto che commette degli illeciti penali. Non è accettabile che il soggetto che commette il reato possa essere agevolato nella commissione del reato dalla struttura deficitaria dell'organizzazione dell'impresa. E specialmente se l'attività illecita va a vantaggio dell'impresa, è giusto che anche la persona giuridica, impresa, sia essa appunto in forma societaria, è giusto che venga chiamata a rispondere degli illeciti commessi a suo vantaggio e nel suo interesse. Da qui la necessità che ciascun imprenditore che esercita in forma societaria un'attività industriale o d'impresa si confronti con questa normativa.